a tutti, ben ritrovati. Oggi facciamo i tortellini con la panna, prosciutto, piselli e panna, però la dose che vi andrò a dare sono per 2 persone. Ok, quindi adesso vi elenco gli ingredienti. Io qui ho tritato 1/4 di cipolla, ho pesato 100 grammi di piselli surgelati. Vado ad usare 100 g di prosciutto cotto tagliato a cubetti, 20 ml di vino bianco, 100 ml di panna da cucina, sale, pepe. Ho preparato 300 ml di acqua, non so se la utilizzerò tutta, dopo ve lo dirò con più precisione una volta che ho fatto la cottura, perché dopo 6 settimane la peso e dico quant'è l'acqua che ho usato. E qui ho pesato 160 grammi di tortellini. Ok, ho acceso, all'interno ho inserito 2 cucchiai di olio. Vado a mettere la cipolla. La dobbiamo far rosolare. La cipolla è rosolata, aggiungete il prosciutto cotto, i piselli, sale e pepe. Un cucchiaino raso di sale, aggiungete vino bianco, in questo caso il vino serve per aiutarci a cuocere più velocemente i piselli. Prendiamo i tortellini, mettiamo l'acqua. 300 ml sono sufficienti. Ok, un altro pizzichino di sale. Ok, chiudiamo. Cioè, fermiamo la cottura e impostiamo tempo di cottura 2 minuti. A dopo. Arrestiamo il cuqueo. Cioè, no, non lo dobbiamo arrestare perché dobbiamo aggiungere la panna. Prima apriamo. Mannaggia quanto scotta. Ok, adesso andiamo su cottura normale, temperatura media. Aggiungiamo la panna. Ma questa è un'operazione che va fatta molto velocemente, quindi lo dobbiamo arrestare quasi subito. Vado ad aggiungere anche un po' di parmigiano, 40 grammi. E a questo punto fermiamo la cottura. Adesso vado ad impiattare. Ecco qui il piatto terminato. Se il video vi è stato utile, lasciatemi un like. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Per ricevere le notifiche delle nuove ricette, cliccate sulla campanella in basso a destra. Grazie a tutti per la visualizzazione. A presto, un bacione.